Donato Novellini, Il Barometro. Un applauso, grazie. Grazie. In realtà ho cambiato titolo. Si chiama Bar Sputnik. Procedendo verso l'estremo sud-est lombardo, sprofondando in direzione Basso Veneto, le strade martoriate di buche suggeriscono una certa nostalgia per i gloriosi tempi dell'azienda autonoma statale della strada, al limite anche per la più recente democratica ANAS, quella delle tipiche casupole rosse di cappuccetto rosso, ora semidistrutte e invase da rovi e sterpaglie. Presente? Appaiono e scompaiono a cadenza regolare ai lati della carreggiata. Rovine rurali, così come nelle stazioni ferroviarie di fermate minori, ormai fatiscenti presidi di ortiche, lattine di birra discount e bottiglie di plastica. Così di ville storiche e cascine isolate lasciate nella malora di un tempo nefasto, famelico, laterizio in finta Amazzonia. Poco più in là, un'idea di centro commerciale. Per Nemesi si desidera faccia la stessa fine, e ciò accadrà. La novità non sopravvive da queste parti. Depressione padana, adiacente all'argine del grande fiume. Piatta terra umida, canali ai lati, per lunghi tratti rettilinei. Poi ciminiere di mattoni, ex fornaci come totem sacrificali del lavoro scomparso. Dancing decadenti. Motel in disuso, insegne penzolanti. Case coloniche occupate da indiani, panni stesi al vento su fil di ferro, casolari sotto altissimi tralicci elettrici, filari di giganti d'acciaio impiantati nel fango, ponti ferrosi, imbullonati, caseifici per procilaie, chiesa con cimitero in un fazzoletto di pietre moscose, osterie dove si mangiano ancora le rane fritte. Edicole votive e giornalai, farmacie e ospizi, attorno tutto verde rorido, con squadrate geometrie in grigio cemento, ottusità di forati e calcina, ringhiere corrose, l'idea di futuro come rendevolezza, applicata al progresso, e giardinetto recintato con piscina, null'altro che incongruenze, talvolta visioni violente di villette gialline. È proprio quell'indolenza dell'abbandono, saltuariamente abitato, come se il delta e il mare non distante permeassero d'assenza spettrale la terra antistante. Risucchio. Qui i bar delle frazioni assumono caratteristiche stranianti, da riviera romagnola anni 50, con talune sfumature edilizie del genere ex repubbliche socialiste sovietiche, che so, Armenia, Azerbaigian. Non è periferia, non è provincia. E madi da desolazione retrodatata, inanità, in dolce declivio, dissolvenza del piano regolatore, edifici a bordo strada, bassi, dagli intonaci cadenti, verande improbabili come protuberanze artificiali d'alluminio e vetro, interni obsoleti, collassati in moquette color verde ranocchio, flipper, griglie rosse per patatine in busta. Dentro i vecchi giocano carte accanto alla stufa cherosene. Cinar liscio, tra mani ruvide, mentre entrano ed escono serafici artigiani in tutto da lavoro. Abitué, cronometrati in lentezza, gestori rotondi, teatralmente affabili, tutti cinesi, sornioni e mollicci, paiono residenti qui da sempre. Club Kierkegaard, in bianco macchiato. Bitter, bicchiere piccolo con stelo, 1,50 €, regolare scontrino. Arrivederci. Grazie. Questo è un racconto che ho letto in anteprima di un libro che si chiama Bar e che uscirà a ottobre per conto di Giometti Antonello, casa editrice di Macerata. Grazie.